Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche questo martedì tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Non potrei mai stare con un ragazzo di 30 anni più giovane di me. Per una legge naturale credo che nella coppia i più giovani siano destinati a comandare e il rischio di rendersi ridicoli, di farsi mettere KO emotivamente. Certo. Mi piacciono le relazioni paritarie, si piange, si litiga, si cresce, si costruisce. Certo. Se non stai con un coetaneo come fai a farlo? Sono le parole di Sabrina Ferilli, che nel film Forever Young interpreta la parte di una donna matura innamorata di un ventenne. Ma secondo lei il rapporto sentimentale tra una donna quarantenne ed un giovane uomo è effettivamente innaturale oppure no? È innaturale perché nella vita secondo me ogni frutto ha la sua stagione innanzitutto, e poi secondo me i coetanei hanno delle cose in comune mentre una persona più grande con un'altra più piccola non ha niente in comune, secondo me. Poi il mio parere è questo, io lo dico perché ho avuto anche proposte da ragazzi giovani, ma secondo me, avendo figli, essendo mamma, per me io non ho niente da spartire con uno di 20 anni, io personalmente. Poi nel mondo, il mondo è bello perché è vario e lo lasciamo. C'è chi dice che comunque chi ha magari sui 40-50 anni e si innamora di un ventenne torna un po' ragazzino, no? E magari riacquista e ritrova quelle passioni che aveva quando era ragazzino. Non sarebbe magari anche eventualmente il caso suo, sicuramente già sposato o innamorata, però nel caso... Ma ritorni ragazzina o ragazzino fino a un certo punto, poi ti devi scontrare con la dura realtà dei tuoi anni, perché comunque i 20 anni tu li hai già passati, hai già passato il tuo vissuto, e per cui non puoi più tornare indietro, ciò che niente può tornare indietro, può solo andare avanti, per cui devi essere matura e con la consapevolezza che c'hai i tuoi anni, che siano 40, 50, quelli che siano, però devi essere consapevole che ormai c'hai la tua età. E poi ragazzini si può essere dentro fino a 150 anni, però poi dopo, non è necessariamente che una persona vada con un ragazzo o una ragazza più giovane per sentirsi giovane, io penso che sia nell'animo nostro, questo. Sì, vabbè, perché no, nel senso non è che l'età deve incidere in qualcosa, secondo me. Quindi non lo trovi innaturale? No, non lo trovo innaturale, ormai, si possono condividere tante cose anche nonostante la differenza di età. Se io condivido le esperienze o condivido anche la crescita, non è solamente la crescita dai 20-20, si può crescere anche da 40-20. Quindi al contrario reputi possibile che addirittura che anche tu possa innamorarti di un uomo di 50 anni? Sì, non lo sono, però sì, secondo me è possibile. Non ti faresti grossi problemi? No. Ma io trovo già più naturale un uomo più vecchio di una donna che una donna più vecchia di un uomo. Come mai? Si vede perché forse le persone di cui sono stata innamorata erano sempre almeno di 10-15 anni più grandi di me. Un uomo già sui 30 anni inizia a maturare, quindi per una ragazza già più giovane va bene, ma una donna che diventa matura molto prima di un uomo, anche per l'aspetto fisico, sembra già molto più grande di un uomo, alla già la mia stessa età, e quindi io trovo che anche la differenza si nota molto di più. Io ho un esempio della mia sorellastra, lei è di qualche anno più grande del suo compagno e la differenza si nota molto, anche solo di 2 o 3 anni, però la differenza vedo che si nota. Sembra quasi che però la donna debba sempre dimostrare qualcosa rispetto invece all'uomo, no? La donna deve anche a una certa età avere comunque un buon fisico, curato e ancora di bello aspetto, invece l'uomo può permettersi di non averlo. Sembrerebbe di capire questo dal tuo discorso, oppure mi sbaglio? No, quello no, non dipende dal fisico, però dico, una donna anche tipo le rughe, queste cose qua, inizia a mostrarle molto prima di un uomo. Una donna a 30 anni già si vede che è una donna grande, un uomo a 30 anni è abbastanza ancora giovanile, un ragazzo. Poi dipende dai casi, parlo in base alla mia esperienza, però io credo che una donna più grande di un uomo sia molto meno naturale. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.